Santa, ci puoi spiegare di cosa si tratterà la performance che hai preparato con i ragazzi e com'è stata la loro partecipazione? Allora, io quest'estate mi sono cimentata nella stesura di un testo dedicato proprio al poeta Trilussa, dopo aver iniziato durante il lockdown un lavoro a distanza con alcuni miei allievi. Ho affidato ad ognuno di loro una poesia del poeta romano per provare a fare qualcosa di diverso dal solito. E questa performance ho cercato di fare qualcosa che non si dilungasse troppo né sulla parte delle poesie né sulla parte della sua vita. E quindi quello che ho provato a fare è stato un alternare momenti di vita proprio a spot del poeta a ovviamente momenti di dedicate invece all'interpretazione delle sue poesie. I linguaggi utilizzati sono diversi, ovviamente non solo la recitazione, ma anche il movimento scenico, la lettura interpretata, e i ragazzi sono stati coinvolti subito da questo progetto. Io, tra l'altro, in particolare coordinando la cosa insieme a Beppe Farina, sono stata colei che ha contattato direttamente diversi ragazzi coinvolti, quindi ho potuto constatare direttamente l'entusiasmo sia per un progetto fuori dal comune che li vedeva coinvolti, anche perché Trilussa è una figura che in realtà, per quanto possa essere comunque romano, ma forse non è conosciuto così tanto dai giovani d'oggi, perché è lontano da loro cronologicamente, però può essere molto vicino a loro per i temi che tratta, e quindi i ragazzi hanno mostrato subito una certa curiosità proprio quando hanno iniziato a cimentarsi nelle prove e negli incontri che abbiamo fatto finora, anche perché è stata data loro l'opportunità di lavorare con artisti di caratura nazionale della scena teatrale italiana. Si sono trovati a loro agio a parlare il Sì, romanaccio. perché ecco, hai detto una cosa giustissima, no? Di solito con il teatro bisogna fare attenzione alla dizione, eccetera, eccetera. Invece in questo caso gli è stata data tra l'altro la possibilità da questo punto di vista, di rilassarsi, e quindi si sono trovati un po' più a loro agio, utilizzando ecco, il dialetto che è a loro più congeniale, ovvero il romanesco.